Salve a tutti, voglio ringraziare Messina Web TV per avermi dato la possibilità di condividere la mia esperienza qui dalla Spagna. Vivo qui già diversi anni, dal 14 di marzo è stato dichiarato uno stato di emergenza che limita i movimenti in tutta la nazione e che sono consentiti spostamenti solo per fare la spesa, andare al lavoro nelle circostanze in cui è permesso e comprare dei farmaci. In linea generale le restrizioni sono simili a quelle che ci sono in Italia, a meno sul fatto che qui non è necessario andare in giro con una dichiarazione scritta. Ci sono dei controlli che sono molto severi, ci sono multe abbastanza alte che possono arrivare anche a 60.000 euro. In certi casi ci sono stati degli arresti per la violazione di queste limitazioni. Le giornate io le passo normalmente leggendo, studiando, cercando di approfittare di questo tempo per fare qualcosa di costruttivo che poi magari mi ritroverò quando ci sarà la possibilità di tornare al lavoro. Sin dall'inizio della crisi del Covid-19, la Spagna ha sottovalutato quelle che erano le notizie che arrivavano da altri paesi, quindi c'è stata una reazione che è stata confusa. In certi casi è stata tradotta come una mancanza di trasparenza, di informazione. La gente, soprattutto nelle prime settimane, si è riversata nei supermercati per comprare generi che per un certo tempo, sono mancati, come carta igienica, olio, uova e cose di questo tipo. Per quello che riguarda gli aiuti, che sono previsti, per i collettivi che stanno soffrendo le difficoltà di questa quarantena al momento sono limitati a chi sta pagando un'ipoteca, a chi paga per esempio l'affitto, verrà garantita la possibilità di non essere, di non, ci saranno, verranno eseguiti sfratti fino al mese di settembre, però questo non significa che non bisogna pagare l'affitto. Se non che è stato dato come suggerimento quello di appellarsi alla solidarietà del padrone di casa. Chiaramente ci sono situazioni che sono molto difficili. Il mio caso è quello di, per esempio, di percepire una disoccupazione che mi permetterà ancora per qualche breve periodo di poter vivere e pagare l'affitto, però ci sono circostanze che ancora non sono state previste da nessuna delle proposte fatte finora, che lasciano fuori persone che per esempio avevano perso il lavoro prima dell'attuazione dello stato di emergenza o che si erano ritrovate già a non avere la disoccupazione. E speriamo bene, speriamo che si possa tornare al lavoro quanto prima. Nel mio caso io lavoro nel settore turistico, quindi uno dei settori più colpiti dal blocco della circolazione e dalla chiusura degli alberghi. L'ipotesi è quella di poter tornare a lavorare a finale di giugno. Chiaramente ci saranno delle restrizioni sanitarie che in tutti i casi abbasseranno le presenze, quindi ci sarà una caduta dell'occupazione. Si prevede che il turismo sarà soprattutto nazionale, con pochissime presenze straniere. Per il resto la vita passa dentro degli appartamenti, nel mio caso ho la fortuna di avere un balcone, che è da dove sto adesso registrando, quindi la speranza è che tutti possiamo quanto prima uscire liberamente, quindi questo è il mio augurio e il mio saluto.